Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a questo nuovo webinar del Global Italian Virtual Chapter. Io sono Luca Bovo, sono leader di questo Virtual Chapter e vi do qualche informazione su cosa succederà ad aprile. Il PAS è l'organizzazione, un'associazione no profit che ha come scopo quello di diffondere la conoscenza di SQL Server. Ovviamente ha un direttivo. Se voi siete membri del PAS, vi invito a votare, a collegarvi sul sito del PAS e votare quello che sarà il Board of Directors per il prossimo anno. È una cosa importante proprio perché tutta l'organizzazione, per come è gestita, necessita assolutamente di una testa pensante e viene data la possibilità a tutti i membri del PAS di votare per eleggere i propri rappresentanti. Se siete interessati, a maggio ci sarà la PAS Business Analytics. Andate sul sito per avere maggiori informazioni, se può essere una conference che vi può interessare. Qualora vi interessasse, vi invito a contattarmi perché abbiamo degli sconti per i partecipanti. Per chi non è registrato al PAS, questi sono tutti i virtual chapter attualmente attivi sulla piattaforma. Sono la maggior parte in inglese e sono cross argomento, come ad esempio potete vedere ci sono quelli della Business Intelligence, Business Analytics, Performance. E poi ci sono quelli in lingua come il nostro. Se siete membri del PAS potete decidere di associarvi a questi virtual chapter. In questo modo riceverete informazioni sui webinar futuri ed eventualmente partecipare come state facendo a questo. Questi sono gli appuntamenti, alcuni già passati e c'è quello di oggi. Trovate la lista completa sempre sul sito del PAS. Questi sono i futuri, ce ne sono due programmati per il 13 e il 20 di aprile. Una su una nuova in realtà sono tutte e due su nuove funzionalità di SQL Server 2016, una sul Query Store e l'altra sulle nuove funzionalità di Integration Services. Un'altra delle attività patrocinate dal PAS sono i SQL Saturdays. Ce n'è stato uno poco tempo fa a Pordenone. L'idea per i prossimi anni è quello di fissare degli appuntamenti cadenzati. Sembra, ve lo do come anteprima, ci saranno Pordenone sicuramente a febbraio, Torino a maggio e Parma non abbiamo ancora deciso quale sarà la data, però segnatevelo se vi può interessare. Ovviamente, essendo un'associazione no profit, è tutto basato sul volontariato, quindi se avete tempo per poter contribuire alla crescita del PAS, oppure avete degli argomenti che ritenete particolarmente interessanti da presentare, contattateci e noi uno spazio lo troviamo sicuramente per darvi la possibilità di presentare un argomento che vi è particolarmente caro. Ovviamente. Ecco, questi sono i riferimenti del PAS, sia di LinkedIn che di Facebook e il sito istituzionale. Per quanto riguarda la mia presentazione è tutto, io adesso passo la parola a Andrea Martorana Tusa, che ci presenterà le nuove funzionalità di Reporting Services per SQL Server 2016. Eccoti Andrea, sei in linea. Sì, benissimo. Allora partiamo. Eccoci, si vede tutto, Luca? Bene, Chiedo buonasera a tutti. agli altri partecipanti se qualcuno ci può dare un feedback sulla chat. Sì, a posto, vai pure. Perfetto. Allora, grazie.
Buonasera a tutti, quindi io sono Andrea Martorana Tusa, per l'appunto in questo incontro parleremo di Reporting Services, di quali sono le novità che riguardano Reporting Services versione 2016. Brevissimamente due parole su di me: io lavoro presso la direzione IT di una grande banca italiana, il Banco Popolare. Mi occupo in particolare di tutto quello che riguarda applicazioni IT legate alla gestione dei dipendenti. Facciamo la classica attività di sviluppo e monitoraggio DB, data warehousing, BI, produzione reportistica, eccetera, eccetera. Ho una certificazione Microsoft e sono speaker nei SQL Server nazionali, anche in altri convegni internazionali. Scrivo ogni tanto, quando il tempo lo permette, qualche articolo per SQL Server Central piuttosto che per UCIS. Ripeto, parliamo di Reporting Services. Tra l'altro Luca poco fa faceva riferimento a un SQL Saturday che c'è stato recentemente a Pordenone, alla fine di febbraio. In quell'occasione ho presentato una sessione analoga. Effettivamente, rispetto a quello che abbiamo presentato a Pordenone dal vivo, diciamo, ci sono stati parecchi sviluppi. Quindi è un argomento veramente in continua evoluzione, dove i cambiamenti in questo momento sono piuttosto rapidi e tumultuosi, e allora, insomma, è anche utile essere sempre al passo. Ci sono state una serie di novità introdotte con la release candidate 0, poi 1, che è quella che vedremo oggi, che portano verso, direi, comunque una definizione e una ormai quasi stabilizzazione del prodotto. Il prodotto dovrebbe aver raggiunto la sua fase di, diciamo, di sviluppo completa, ed è praticamente pronto per essere poi rilasciato sul mercato. Le novità sono tantissime, quindi noi vedremo un po' intanto quali sono stati gli sviluppi, cioè in realtà qual è l'idea che c'è alla base degli sviluppi che presenteremo. Quindi qual è la strategia di Microsoft verso, diciamo, una business intelligence integrata. Vedremo la nuova piattaforma, come è stata sviluppata ed è ricchissima veramente di novità, è completamente diversa da quella che abbiamo conosciuto finora. Vedremo poi alcune funzionalità proprio, diciamo, pratiche di come si creano dei report e alcuni strumenti, se volete, nuovi che sono stati introdotti. Come dicevo, è necessario prima di tutto dare un inquadramento generale, cioè capire un attimo qual è stata la strategia di Microsoft, qual è la strategia di Microsoft e qual è la direzione verso cui si sta andando. Direi che il punto di partenza si può fissare sul PaaS Summit, quindi la conferenza generale su SQL Server che si tiene a Seattle abitualmente tra fine ottobre e primi di novembre. In questa conferenza è stato presentato proprio la roadmap. Microsoft ha presentato una roadmap di sviluppo della Business Intelligence e ha fatto capire qual era la direzione verso cui voleva andare. È stato quindi detto che diciamo, si ha a che fare con dati che provengono da ogni direzione, quindi fonti tradizionali, diciamo, in locale piuttosto che on premises, fonti che si trovano online, e chiaramente lo scopo di Microsoft è quello di, diciamo, massimizzare il potenziale di ogni fonte data, di ogni fonte dati, e di portare e di valorizzare tutte queste informazioni cercando di metterle assieme. Direi che la parola chiave, più avanti la ripeteremo, è sicuramente l'integrazione di tutto questo mare di informazioni disponibili. Tra l'altro, una cosa che è stata molto apprezzata da tutti è che diciamo, finora c'era stata anche parecchia confusione. Microsoft aveva sempre rilasciato diversi strumenti che spesso erano sovrapponibili fra di loro. Quindi a volte lo sviluppatore, insomma, non aveva neanche bene le idee chiare su quale fosse lo strumento migliore o quale fosse la maniera migliore di ottenere un certo risultato, produrre un certo report, per dire. È stato fatto, direi, un grosso sforzo da questo punto di vista per armonizzare un po' il tutto e
sintetizzare un po' le informazioni. Quindi, come si può leggere, si parla del fatto che si stanno allineando le soluzioni cloud e on-premise, il tutto per condurre verso uno scenario ibrido. Quindi, sono stati diciamo, identificati quattro tipi fondamentali di report che vengono così classificati. Abbiamo il paginated report, che sarebbe il classico report, se vogliamo, di reporting services formato pagina, report con ricco di elementi, con una business logic magari complessa, con molte regole all'interno e criteri di visibilità eventualmente, insomma, governabili. Questi, ripeto, sono i classici report che si costruivano con reporting services, quindi il report builder o con Visual Studio, i data tools. Altra tipologia sono i report interattivi, che permettono una navigazione interattiva e una visualizzazione dinamica e quindi con elementi che interagiscono fra di loro vicendevolmente, senza bisogno, diciamo, di comandarli da parte di chi crea il report, e questi sono i nuovi report che vediamo adesso con Power BI. Sono stati introdotti report mobili per dispositivi mobile, quindi tablet e smartphone. Questi da dove derivano? Derivano dall'acquisizione che Microsoft ha fatto nell'aprile scorso, 2015, di una società che si chiama DataXen, che diciamo, aveva un prodotto che era proprio specifico per la realizzazione di reportistiche tipo mobile. Microsoft ha acquisito questa società e ha incorporato la tecnologia all'interno della propria piattaforma di reporting services e quindi all'interno del proprio, diciamo, pacchetto di offerta per reportistica on-premises. E poi i report analitici e grafici, che sono quelli creati con Excel direttamente dagli utenti, che continuano a avere, diciamo, un proprio utilizzo, una propria validità. Bene, quindi per, diciamo, raggiungere gli obiettivi che abbiamo detto, che sono fondamentalmente l'integrazione e l'armonizzazione dei contenuti e il rilascio verso ambienti ibridi, Reporting Services è stato rivisitato completamente, perché Reporting Services è il cuore di questa nuova piattaforma di sviluppo per quanto riguarda la parte di reportistica on-premises. Quindi Reporting Services è stato dichiarato come la base di tutta la reportistica on-premises e quindi per sviluppo e delivery. Questo significa che su Reporting Services c'è adesso la possibilità, con questa nuova versione, di deployare vari oggetti, non solo il classico report come l'abbiamo conosciuto finora, quindi paginated, quello che abbiamo visto prima, chiamarsi record paginated con formato pagina, impaginazione classica, tipo classica, ma i report per dispositivi mobili, piuttosto che dei KPI, piuttosto che report di Power BI. Sviluppo ancora non disponibile, è stato dichiarato che sarà rilasciato verso la fine di questo anno, aspettiamo, piuttosto che altri oggetti che poi vediamo. Abbiamo visto che Reporting Services è stato completamente rivisitato, ridisegnato, è stato riscritto, è stato scritto in HTML5. Questo significa che viene supportato da tutti i browser, diciamo, moderni e di utilizzo corrente. Questo estratto, preso sempre dalla roadmap dichiarata da Microsoft, riassume proprio quello che abbiamo detto finora, quindi è stato aggiunto il supporto per i report tipo mobile. È una web experience decisamente nuova, che permetterà agli utenti di accedere sia a report paginati che report di tipo mobile da una location centralizzata. Il risultato finale è quindi una piattaforma di business intelligence complessiva. Questo quindi è la visione di Microsoft per la business intelligence, che si basa su un approccio ibrido,
proprio per mixare le esigenze che derivano da un mondo dove i dati sono, diciamo, reperibili da varie fonti. Quindi noi abbiamo una parte, diciamo, in questa figura, la parte superiore, che è la parte che sta sul cloud, dove Power BI, diciamo, la fa da padrone, e dove il delivery BI, dove la parte di consumo della reportistica avviene attraverso dispositivi tipo mobile, e poi abbiamo la parte on-premises, dove troviamo collocato anche reporting services, con la possibilità di appunto deliverare le informazioni sulla piattaforma, oppure vedremo c'è anche la possibilità di incorporare il report all'interno delle proprie applicazioni. Questa è una novità. In realtà questo è un mondo dove comunque il confine tra le due distinzioni è sempre più labile, proprio perché Microsoft tende in ogni caso a un approccio ibrido e a un'integrazione il più possibile spinta. Questo è il diciamo, riassunto finale, che come al solito rende molto più di tutto quello che possiamo dire di quella che è la visione di Microsoft. Di conseguenza noi abbiamo tutta una parte di creazione con vari strumenti, analitici, Power BI, report mobile, report di tipo paginato, una parte di gestione e quindi di delivery, diciamo così, di queste di tutto quello che è stato prodotto, e poi una parte di consumo che avviene attraverso vari strumenti, che può essere il Power BI Services, quindi il portale Power BI, applicazioni tipo app di tipo mobile, smartphone e tablet, oppure il portale di Reporting Services, oppure Reporting Services ha anche il supporto per SharePoint Reporting Services. Quindi noi oggi comunque ci focalizziamo su questa parte, diciamo così, inferiore, e vediamo quali sono le novità che riguardano tutto questo mondo che abbiamo evidenziato. Chiaramente in qualsiasi momento ci sono domande, interventi, io sono, insomma, mi fa solo piacere sentire se ci sono interazioni. Bene, allora vediamo un po', adesso abbiamo fatto un inquadramento generale, vediamo un po' in effetti quali sono, proprio tocchiamole dal vivo, tutte queste novità di cui stiamo parlando. E ci basiamo sulla Release Candidate 0, che è la penultima uscita, l'ultimissimissima che è uscita veramente 3 giorni fa è la RC2, ma sostanzialmente non ci sono novità di rilievo per quanto riguarda Reporting Services, quindi quello che vedremo è assolutamente aggiornato. Abbiamo detto moderno sito web, portale riscritto in HTML5, tutti gli oggetti posizionati nella pagina principale, per un accesso diretto da parte degli utenti. È stata introdotta anche proprio in quest'ultima versione una funzionalità di ricerca, quindi posso mettere il nome, cercare un oggetto, perché magari quando cominciano a diventare parecchi. Nelle versioni precedenti, se qualcuno le ha provate, praticamente sì, quando ci si collegava si apriva il vecchio report manager, poi c'era un link che conduceva alla nuova versione del sito. Invece, dalla Release Candidate 1, il nuovo portale è quello definitivo, non c'è più questo switch, diciamo così, tra un portale e l'altro. Quindi passiamo dal vecchio report manager, che penso tutti conosciamo, ecco qua, è una nuova moderna piattaforma costruita in tecnologia HTML5, che adesso poi vedremo direttamente dal vivo, con tutti gli oggetti raggruppati nella pagina iniziale, divisi, diciamo, per categoria, per tipologia di oggetto, e chiaramente visibili a occhio nudo. Quindi abbiamo i KPI, piuttosto che i report tipo mobile, piuttosto che i report paginati, e poi vedremo, ci sono anche possibilità di mostrare più o di nascondere alcuni oggetti. C'è anche la possibilità di customizzare il layout, quindi se io voglio mettere il logo piuttosto che i colori della mia azienda, c'è anche questa possibilità.
Quindi qui hanno fatto l'esempio con la Xbox, c'è un pacchetto già pronto che si può scaricare per vedere un po' che cosa succede. C'è la possibilità di personalizzare, quindi di mettere il proprio brand, applicarlo a tutto il sito. Questa è una funzionalità che viene ereditata da DataZen. Altra cosa che riguarda la piattaforma è una versione semplificata della gestione del caching, del refresh dei dati. Prima sostanzialmente le funzionalità sono le stesse, prima erano piuttosto difficili da comprendere, c'era una sola pagina con una serie di opzioni che poteva indurre in confusione. È stato sostituito da una finestra che contiene tre opzioni, a seconda delle opzioni che scelgo. Poi ho tutta una serie di configurazioni che posso fare, ma insomma direi che da un punto di vista proprio di esperienza utente è decisamente più semplice e più chiara da utilizzare. Bene, abbiamo parlato abbastanza, vediamo un po' tutte queste novità di cui abbiamo parlato, quindi andiamo su, eccoci qua, questo è un server virtuale di Azure, dove c'è installato Reporting Services 2016 Release Candidate 1. Questo è come si presenta il nuovo sito. Totalmente rivisto, non so se qualcuno l'aveva già visto oppure no, totalmente rivisitato, look and feel totalmente diverso, e qua ci sono un po' gli oggetti di cui parlavamo prima. Quindi ci sono i KPI, ci sono i report tipo mobile, ci sono i report tipo, alcuni esempi che ho scaricato, chiaramente i report tipo paginated, poi ci sono anche altri oggetti che si può decidere di mostrare oppure no. Quindi cominciamo a esplorare un pochino quali sono le possibilità. Banalmente, la prima cosa che posso decidere di fare è che cosa vedo, quindi che cosa mostro all'utente che si collega. Questi sono tutti gli oggetti che è possibile decidere di far vedere oppure no. Quindi scelgo, tolgo il flag piuttosto che lo metto, e a seconda di quello che ho scelto gli oggetti chiaramente spariscono, oppure tolgo anche i dataset e i data source, a seconda di quello che ho scelto gli oggetti sono visibili oppure no. Gli oggetti sono più o meno come quelli che, come è sempre stato in Reporting Services, un report si deve basare su una data source. Quindi comunque bisogna costruire una data source, per esempio con Report Builder, e poi deployarla sul sito. Qui non c'è nulla di particolarmente nuovo, si può creare, ecco, basta per esempio andare qui su New, scelgo di creare una data source, quindi faccio così. Qui devo sapere qui ci metterò il nome. Una descrizione se la voglio, tipo di connessione, SQL Server, Analysis Services o altre fonti dati. La stringa di connessione, se non la so, mi aiuta, perché mi porta, cliccando su qui su Learn More, mi porta su una pagina dove ci sono già una serie di esempi di stringhe di connessione, e poi le credenziali. In alternativa posso creare una data source anche con Report Builder, quindi se ho il Report Builder scaricato sulla mia macchina, creo una data source e poi faccio il deploy della data source. Quindi potrei fare un nuovo oggetto, adesso non lo faccio, comunque potrei fare un nuovo oggetto e poi faccio il deploy sul sito. Stessa cosa per quanto riguarda i dataset, quindi una volta che ho creato la mia data source, andrò a crearmi tutti i dataset che mi interessano, che sono basati sulla data source. Dataset, quindi new dataset e così via. Qui mi chiede, questa è una, una,
un'altra novità, mi dice va bene, tu vuoi creare un dataset, quindi devo aprire il report builder per creare il dataset, va bene, lo faremo aprire, sulla base del dataset, poi possiamo creare sulla base del report builder, ecco, collegato a una data source già esistente. Creo in modo abbastanza guidato, anche se vogliamo, ecco, mi chiede la password. In modo abbastanza guidato, qua mi dà la possibilità di creare un dataset o con scrivendo una query oppure con una serie di campi che posso andare a prendere dalle mie tabelle, dalle tabelle a cui mi sono collegato come data source e posso costruire visivamente la mia query. I dataset naturalmente li ho già creati, quindi qua ci sono tutta una serie di dataset sui quali poi andremo ad appoggiare tutti i nostri tipi di oggetti. Quindi qua ci sono tutta una serie di dataset già configurati che ho deployato sulla piattaforma naturalmente e che poi useremo per costruire i nostri oggetti. Allora, direi che l'oggetto sicuramente più interessante e nuovo è il KPI, quindi una serie di indicatori che a colpo d'occhio mi dicono come stiamo andando su determinate metriche che voglio misurare. In questo caso ho fatto alcuni KPI basati su vendite nell'anno, a seconda del risultato, il colore è diverso perché ho dato io questo tipo di impostazioni. Quindi, rapidamente, per creare un KPI si va qui, New KPI. Ok, KPI, qua ci sono tutta una serie di impostazioni, tra cui molto semplicemente ovviamente c'è il nome, c'è il tipo di formato del numero, quindi una valuta piuttosto che una valuta abbreviata, eccetera, eccetera. E poi qua ci sono, questo direi è il cuore della costruzione KPI, c'è la possibilità di dire il valore. O imposto io un valore a mano, che chiaramente è un valore fisso, oppure mi collego a un campo di un dataset. Di conseguenza va a confrontare i valori di quel dataset che io ho configurato. Quindi io appunto ho fatto alcuni dataset già pronti evidentemente che misurano le vendite in base all'anno. Quindi se voglio fare i KPI del 2014 prenderò il campo, questo è un campo di un dataset, quindi questi sono dataset che vanno costruiti prima, diciamo, questo è un campo di un dataset, quindi prenderemo l'ammontare delle vendite, per esempio, diremo di confrontarlo con il goal, quindi con l'oggetto, con il valore che mi interessa confrontare, che in questo caso è il KPI, quindi il valore di riferimento delle vendite nel 2014, per dire. Poi, a seconda di come sto andando, posso impostare quindi il valore. Allora, sei sopra al budget sarà verde, sei, non lo so, io ho messo per dire dal 90 al 100% del budget, sei arancione, quindi non stai andando male, sei sotto il 90% del budget, stai andando male, quindi sei rosso. E poi c'è la possibilità anche di mettere, quindi sempre a prendere i valori di un dataset. In questo caso ho costruito, chiaramente bisogna costruirsi un attimo il dataset prima, pensarlo un attimo, prendo lo status del dataset e gli metterai che in questo caso è 0 perché vabbè, vuol dire che siamo sotto il budget di parecchio.
E poi c'è anche la possibilità di mettere un trend, quindi sempre collegandoci a un campo, campo di un dataset, c'è la possibilità di vedere per esempio il trend negli anni. Quindi in questo caso io potrò impostare l'importo delle vendite negli anni, quindi lui mi mostrerà come stiamo andando per ogni KPI. Quindi vedrò che come sto andando e come sto andando quell'anno rispetto a tutti gli altri anni. Infatti, se vedete, questo istogramma all'interno del KPI è proprio questo, cioè rappresenta il valore delle vendite sui vari anni, su 4 anni in questi casi, 2011, dal 2014, che mi fa vedere che sono andato benino nel 2011 e così via. Poi, ovviamente, sempre rispetto al budget. Quindi qui ero infatti, ho il meno il 9% del budget, qui sono sopra del budget del 5% e così via. Altro oggetto che posso, appunto, come abbiamo visto diciamo, nelle dichiarazioni, no, di Microsoft, altro oggetto che posso portare su è il report di tipo mobile, che non vedremo in questa demo, che è basato, perché per me è tutto un capitolo, diciamo, a parte che richiede più tempo, che è basato su quella tecnologia di cui parlavo prima, che si chiama DataZen. Quindi è stato incorporato DataZen in Microsoft, è stato rilasciato un prodotto che si chiama Mobile Report Publisher, che serve proprio a pubblicare report tipo mobile e che poi vanno su un possono essere deployati su un server di reporting services. Questi invece sono i classici report di tipo paginated, quindi quelli che abbiamo sempre conosciuto, per non perdere tempo ne avevo già aperto uno, eccolo, ecco, questo è il classico report di tipo paginato che mi trovo qua e che quindi se clicco si apre e lo trovo direttamente qua come classico report. Qui adesso un pochino più avanti vedremo quali sono le novità che riguardano proprio il modo di realizzare, quindi di creare e di disegnare tutti questi report. Ecco, altro aspetto è quello che riguarda, abbiamo visto prima, ne abbiamo parlato, adesso lo vediamo dal vivo, quindi la modalità di caching e di refresh dei report, perché, ripeto, è un po' semplificata, vale la pena dare un'occhiata. Allora, qua intanto vedete che ci sono sempre i 3 puntini relativamente a ogni oggetto, quindi se io ci clicco, altra cosa. Sono stati introdotti i favoriti, quindi i preferiti. Quindi, quando il numero di report comincia a diventare piuttosto consistente, io ho la possibilità di mettere, come un qualsiasi browser, diciamo, i favoriti nella categoria specifica e di conseguenza mi vedo i miei report che mi interessano principalmente, li trovo in maniera più facile. C'è anche la possibilità, come vi dicevo prima, di usare la funzione di ricerca che sta qui. Quindi, se quando il numero comincia a diventare rilevante, appunto, basta che cerco usando la funzione di ricerca e mi mostra quello che è il contenuto che mi interessa. Allora, dicevo, quando io clicco qui sui 3 puntini, ho la possibilità di, per ogni oggetto, di dire aggiungi ai favoriti, quindi mettilo nei preferiti, oppure gestisci. Se gestisco, questo è un report tipo classico, diciamo così, ho la possibilità di gestire quindi il caching. Questo significa che posso quando clicco su caching ci sono 3 opzioni, quindi lancia questo report sempre con i dati correnti, diciamo così, oppure fai delle copie, quindi metti in cache delle copie del report e qui allora è quello che dicevamo prima, è una gestione semplificata, nel senso che in realtà le informazioni ci sono tutte e sono esattamente le stesse possibilità che c'erano prima, semplicemente è più chiaro l'utilizzo. Quindi cache le copie di questo report, allora mi dice fai una cache cioè fai una copia ogni 30 minuti, piuttosto che fallo in base a una schedulazione. Se scelgo una schedulazione, qua ho la possibilità di dire quando voglio che venga fatta quando voglio che venga generata questa copia,
in base a una schedulazione che definisco giornaliera, settimanale, oraria, daily schedule on following days, all'orario X, eccetera, eccetera. Quindi ho la possibilità di configurare comunque la generazione delle copie quando preferisco. Oppure ho la possibilità di dirgli lancia la copia del report su degli snapshot predefiniti, che sono appunto comunque quelle opzioni che già esistevano. Anche qua sostanzialmente o gliela fai creare nel momento in cui clicchi sul bottone apply, oppure c'hai la possibilità di editare uno schedule, e quindi anche qua hai la possibilità di dire quando vuoi che venga generata la copia del tuo report. Se vado a vedere nel menu di sinistra ci sono gli snapshot che ho gestito, e quindi qua io per dire ho generato due snapshot qualche giorno fa facendo le prove, quindi ho poi tutta la cronologia degli snapshot che ho generato. Quindi se vado a aprire V1, poi niente, semplicemente vedrò la copia del report generata in quel momento, che ovviamente vabbè, è uguale a quella attuale, perché non ci sono differenze. Ok, allora l'altra cosa che vi avevo detto poi per quanto riguarda la piattaforma è la possibilità di fare la customizzazione quindi di tutto il sito, quindi di applicare un brand. Questo lo vediamo da qui. Benissimo. Allora, questo significa che se io vado su impostazioni sito, qua, e vado su branding, ho la possibilità di caricare un pacchetto. Allora, ci vuole per applicare il branding, anche questa è una eredità di DataZen, ci vuole un pacchetto preconfigurato che abbia dentro tre file, un XML, dei file di configurazione e un logo, e che quindi io poi faccio l'upload del pacchetto sul sito, e sulla base di questo mi cambiano proprio le impostazioni del mio sito. Quindi io vado a prendere quello che aveva già generato Microsoft, che trovate tranquillamente sul blog di Reporting Services, c'è il blog del team di Reporting Services, dove ci sono tutte le informazioni necessarie, c'è anche il link nelle risorse che ho indicato alla fine della presentazione, e su quel blog di là c'è spiegato in dettaglio come fare, e poi c'è il file zip di configurazione. Quando io porto su il file zip, viene applicata la configurazione che ho impostato. Adesso ci mette qualche secondo a caricarsi. Teniamo un attimo, eccolo qua. Quindi ha cambiato le impostazioni del sito, sono stati cambiati i colori, è stata cambiata l'immagine, e quindi ho applicato un branding generale a tutto il mio sito. Se non lo voglio vedere, banalmente faccio un remove. Mi chiederà se sono sicuro, sì, e torno alle impostazioni originali. Benissimo. Quindi siamo tornati dove eravamo prima. Ok. Quindi direi che questa era la parte che riguardava tutte le novità, che mi sembra siano piuttosto rilevanti, sul sito, e quindi sulla piattaforma, chiamiamola così, tutto quello che riguarda appunto gli oggetti, piuttosto che le impostazioni che possono essere date. Andiamo adesso a vedere che cosa c'è di nuovo su Reporting Services, nel senso di modalità di creazione dei report, modalità di deploy, e configurazioni che si possono fare. Banalmente Report Builder, forse l'avete già intravisto, è stato cambiato, quindi c'è un look and feel diciamo più moderno, con stili di visualizzazione più moderni. C'è
come sempre il supporto a Visual Studio 2015, quindi è possibile creare i report anche con Visual Studio 2015. Questa è una bella novità che secondo me era molto attesa. I parametri del report si possono spostare finalmente. Questo significa che non siamo più costretti a metterli, diciamo, a crearli o a cancellarli nell'ordine, in un ordine fisso, perché poi possiamo comunque muoverli all'interno dello spazio della barra superiore dove i parametri del report vengono posizionati. Si possono spostare. Sono stati creati due nuovi tipi di grafici messi a disposizione. Il Sunburst, che è qui, che è un, sostanzialmente una torta, però con una serie di cerchi concentrici di tipo gerarchico. E il Treemap, che probabilmente avete visto sicuramente, anzi, in qualsiasi altro prodotto che produce reportistica e dati per business intelligence, sono stati aggiunti anche in Reporting Services. Vediamo quindi di che cosa stiamo parlando. Vediamo come si fa a posizionare i parametri. Torniamo. Ok, qui allora, dai, c'ho il mio report, dove, un report di esempio, dove ho alcuni parametri. Quindi qui c'è un'area, spero che si veda bene, dove ci sono delle, c'è una matrice sostanzialmente, dove ci sono delle caselle. A questo punto i report, i parametri si possono muovere come si vuole. La categoria, io l'ho creata per ultima, quindi lui me l'ha messa per ultima, però se io la categoria la prendo e la sposto, la piazzo dove voglio, quindi voglio che venga messa prima di tutti gli altri, la prendo e la sposto e la metto dove mi pare. Voglio mettere questo qua sotto, lo posso fare. Mi rimane una cella, una colonna in più qui, oppure voglio fare così per esempio. Mi rimane qui una colonna in più. Se io clicco col destro, praticamente posso, ho la possibilità di gestire tutte le celle di questa matrice. Quindi posso fare un delete column, posso anche, se voglio, aggiungere una colonna. Quindi potrei fare aggiungi una colonna a sinistra, aggiungi una colonna a destra, oppure aggiungi una riga sopra, aggiungi una riga sotto. Quindi, ripeto, si tratta sostanzialmente di una matrice che noi possiamo un po' gestire come preferiamo. Ho sbagliato, volevo mettere tutti e tre in riga. Allora metterò una colonna a destra, prendo il mio parametro, lo sposto. Questa riga sotto non mi serve più, la cancello. Ok. Questa mi sembra, insomma, una cosa piuttosto rilevante. Dicevamo, ci sono stati aggiunti gli altri due tipi di grafici, quindi abbiamo un bel Sunburst. Ci mettiamo un po' a caricare, ecco qua. Quindi abbiamo il nostro Sunburst dove ci sono le vendite, direi che ci sono, sì, gli ammontari delle vendite per anno e per anno e per mese. Questi sono i mesi, sì, 10, 9, 12 sono i vari mesi dell'anno. Il Sunburst è praticamente sostanzialmente segue una gerarchia, per cui il circolo più interno è quello a livello più alto della gerarchia e a mano che si aggiungono cerchi concentrici si scende sempre di più all'interno della gerarchia. Abbiamo anche il Treemap che ci dà proprio a colpo d'occhio la possibilità di vedere quale, diciamo, gruppo è predominante. In questo caso abbiamo messo la ripartizione delle vendite per territorio, quindi per zona geografica, dove si vede che cosa comanda di più, e poi all'interno c'è la ripartizione del tipo di prodotto venduto. Questi esempi sono presi da Adventure Works, il classico
classico report, il classico database a DaVinci Works di esempio di Microsoft. Andiamo avanti. Ecco, altra cosa molto carina è che è stato eliminato l'ActiveX, quindi non c'è più necessità di installare un ActiveX per la stampa sulla barra degli strumenti. Non so se qualcuno ha avuto, diciamo, il problema in passato, ma banalmente nella mia azienda, dove gli ActiveX non erano permessi per policy su Internet Explorer, non si potevano stampare i report. Quindi lì si esportava in PDF e poi si stampava il PDF, ma direttamente il report non si poteva stampare perché l'ActiveX non era permesso. Altra bella cosa, c'è la possibilità di esportare il report in PowerPoint. Quindi adesso lo vedremo anche, c'è tra le varie opzioni di esportazione che sono quelle che già c'erano prima, quindi Excel piuttosto che XML, piuttosto che PDF, eccetera, eccetera. Spuntata anche la possibilità di esportare in PowerPoint. Quando esporto in PowerPoint, la diapositiva, ogni oggetto, ve lo faccio vedere, poi viene gestito come oggetto a sé stante. Quindi non si può modificare, diciamo, l'oggetto dentro, perché comunque sono come se fossero immagini, ma puoi modificare la dimensione, lo puoi allargare, stringere, o il posizionamento rispetto ad altri oggetti, quello sì. Si possono esportare, diciamo così, gli oggetti del report in Power BI come tile. Il tile è proprio l'oggetto grafico che sta su un report di Power BI, quindi un istogramma piuttosto che una mappa, piuttosto che qualsiasi oggetto tipografico. Gli oggetti del report si possono esportare in Power BI. Questo ci riconduce un po' a quel discorso che facevamo inizialmente di integrazione, per cui appunto si va comunque verso una commistione fra soluzioni on-premise, soluzioni cloud, cercando di armonizzare il più possibile tutto quanto e di andare verso una soluzione ibrida. C'è un bottoncino che forse avete già visto sulla barra degli strumenti che consente di fare il pin, che è proprio, diciamo, questa azione di esportazione dell'oggetto verso Power BI. Quindi quando io clicco mi si apre una finestra che mi chiede qual è l'oggetto che voglio esportare verso Power BI, l'oggetto del mio report. Poi mi chiederà qual è la dashboard dove voglio pubblicare questo oggetto. E alla fine lo vedrò in Power BI. Adesso con quest'ultima versione è anche possibile esportare non solo su una singola dashboard, ma su un gruppo di Power BI. Questa è una novità recentissima. In questo caso, quando io esporto un oggetto, poi ve lo faccio vedere, viene creata una sottoscrizione. Quindi automaticamente viene creata una sottoscrizione sulla base della cadenza che io indico. Infatti qua viene anche chiesta una frequenza di aggiornamento, perché viene creata in automatico una sottoscrizione all'interno della piattaforma di reporting per esportare verso Power BI. C'è l'integrazione in SharePoint 2013 e anche il 2016. C'è la possibilità, ve l'avevo accennato, forse di incorporare i report in altre applicazioni aggiungendo un nuovo parametro, che è questo di qua, rs:embed uguale true. Quindi aggiungendo questo parametro nella stringa di chiamata del report, che a questo punto viene a essere incorporato in un'applicazione o in una pagina web creata da me, senza tutta la parte di superiore di intestazione, menu, eccetera, eccetera. Quindi lo posso incorporare in un frame di una mia applicazione. Ci sono le sottoscrizioni, è possibile quindi creare una sottoscrizione per, in momenti cadenzati, schedulati, inviare il report tramite posta elettronica, piuttosto che
farlo scaricare in una share, per esempio una share di rete o una directory da me indicata. Questa funzionalità c'era già, con la nuova versione 2016 Enterprise, però si possono generare delle sottoscrizioni basate sui dati, cioè sottoscrizioni che generano un report per ogni riga, per ogni singola riga del dataset. Bene, vediamo un po' tutte le novità che abbiamo presentato adesso. Abbiamo visto la stampa. Quindi, banalmente, se io clicco sul bottoncino di stampa del mio report, non mi chiederà più di installare un componente aggiuntivo, ma semplicemente mi fa la stampa. Adesso ovviamente qui non c'è una stampante, potrei farlo potrei farlo in PDF, infatti comunque vabbè, definisco il formato della pagina, l'orientamento e parte la stampa del mio oggetto. Questo lo vediamo da qua, perché non ho PowerPoint installato sul server di Azure, ovviamente. Quindi, altra possibilità, dicevamo, esportazione in PowerPoint. Dal menu di salvataggio trovo l'opzione PowerPoint. Mi chiederà aprire o salvare il tuo report. Gli dico di salvarlo sul desktop, direi, così siamo sicuri di trovarlo facilmente. Me l'ha salvato sul desktop. Eccolo qua. Me l'ha salvato come diapositiva di PowerPoint. Quindi il mio report è stato salvato come diapositiva di PowerPoint. Ecco, per esempio, me l'ha messo su due pagine. Va bene, se volessi farlo stare su una pagina, dicevo, gli oggetti comunque li posso gestire come oggetti singoli. Quindi, vabbè, li posso rimpicciolire, per dire, li prendo, li sposto su una pagina sola e poi li ridimensiono. Comunque, li posso gestire come oggetti singoli. Posso anche, come in qualsiasi altra diapositiva di PowerPoint, aggiungere del testo, aggiungere gli oggetti, aggiungere delle interazioni, non so, delle animazioni. Questo testo qua non va bene, lo voglio cambiare, voglio aggiungere qualche altra frase. E così via. Altra possibilità, dicevamo, è il pin verso Power BI. Quindi qui ho questo bottoncino che mi riconduce a Power BI, e io in questo caso ho già una dashboard di Power BI aperta, diversamente mi chiederebbe di loggarmi. Ho già preparato una dashboard di demo ecco qui vedete c'è già un oggetto, quindi ricordiamoci l'istogramma. Adesso io voglio invece mettere mettiamo al 100%, voglio mettere il funnel per dire, quindi farò pin verso Power BI. Ok, allora mi dice qual è il report item che vuoi indirizzare verso Power BI. Prendiamo questo. Ok, dove lo vuoi salvare? Sul tuo workspace o su un gruppo? In questo caso lo salvo sul workspace. In quale dashboard lo vuoi mettere? Poi, quello che vi dicevo prima, lo guardiamo anche tra un attimo, tipo di frequenza, quindi con che frequenza vuoi fare questo aggiornamento? Vabbè, mettiamo daily, file pin, l'oggetto è stato pinned tu nella mia dashboard di Power BI, ed eccolo qua. Ed ecco qua il mio oggetto sulla dashboard di Power BI.
Come vi dicevo, scusate, scusate, la generazione di questo collegamento, di questa esportazione verso Power BI ha generato una sottoscrizione. Quindi se vado a vedere qua dentro, nelle sottoscrizioni di questo oggetto report, troverò che ci sono delle sottoscrizioni che ha generato in automatico lui. Ce ne sono due che sono verso Power BI proprio perché ho scaricato due oggetti, uno di demo che avevo provato qualche giorno fa e quello che abbiamo visto assieme. Quindi ogni volta che creo un'esportazione verso Power BI, automaticamente a livello di report mi viene generata una sottoscrizione. Una sottoscrizione che posso modificare piuttosto che posso anche cancellare come tutte le sottoscrizioni. Quindi faccio un edit, la posso modificare. Adesso io avevo dato come impostazione un demo, lo chiameremo demo to Power BI, anzi pin Power BI. Pin Power BI. Ora, io avevo dato un giornaliero, ma forse questo è quello che avevo fatto l'altra volta, quindi è settimanale. Comunque posso modificare lo schedule, quindi gli dirò che invece di farlo ogni venerdì, vabbè, lo ho fatto ogni giorno, per dire. Quindi a una certa ora mi viene copiato, mi viene rinfrescato sostanzialmente l'oggetto verso Power BI. Apply. Eccolo qua. Questo probabilmente è quello che abbiamo fatto adesso, quindi ci avrà come tipo di schedulazione giornaliera, presumo. Eccolo qua, infatti. È una schedulazione giornaliera su tutti i giorni della settimana. Già che siamo in argomento, direi che poi sì, il tempo è praticamente finito. Le sottoscrizioni funzionano come funzionavano anche nelle versioni precedenti, a parte questa novità, diciamo, di Power BI, quindi c'è la possibilità di creare delle sottoscrizioni che possono mandare il report o esportarlo tramite posta elettronica, oppure possono scaricarlo su delle directory o delle share di rete. Io qui avevo preparato un esempio appunto dove c'era lo scarico verso una share di rete, quindi ho detto di generare un PDF e di salvarlo in una share del mio PC. Quindi qua andando a vedere le opzioni, c'è la possibilità di scegliere il tipo di sottoscrizione. Allora, io chiaramente qui non ho un server di posta, quindi posso solo fare una sottoscrizione che mi scarica su una directory del mio server. Quindi va bene, io ho configurato, gli dico dove deve essere salvato, quindi qual è il percorso, il tipo di formato, un file PDF, Excel, eccetera, eccetera. E quando deve girare questa sottoscrizione, sempre con il discorso dello schedule che abbiamo già visto, a periodi prestabiliti viene generata questo report che viene scaricato poi sulla directory che io ho indicato, che in questo caso è una directory locale sul mio disco di rete, sul mio disco fisso. Dove mi troverò? Eccolo qua. Dove mi troverò un file PDF generato. Ok.
Questo è un po' tutto quello che riguarda le novità. Abbiamo fatto una panoramica, qui ci sono alcune risorse che vi consiglio. Eventualmente potrei, diciamo, cercare di puntare la vostra attenzione su questi virtual lab, perché ci sono proprio delle esercitazioni guidate sostanzialmente con i virtual lab, quindi fanno un po' vedere tutte le novità in un ambiente di demo e può essere interessante da provare. Altre cose sono i riferimenti a tutto quello di cui si è parlato, quindi la strategia di Microsoft piuttosto che il blog del team di Reporting Services dove ci sono tutti i dettagli di tutte le cose che abbiamo visto. Io la mia presentazione è finita, non so se ci sono domande, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, ascolto. Eccomi, sono Luca, ti giro le domande che mi sono arrivate tramite lo strumento di chat. Mi senti? Sì. Ok. Allora, una è una domanda un po' più architetturale, nel senso che con Reporting Services nelle attuali versioni si potevano installare servizi differenti su server differenti, banalmente il web server in DMZ per poi da DMZ arrivare a interrogare i dati. Scusami Luca, scusami, perdonami, ti sento molto male. Prova a ripetere di nuovo perché si è sentito quasi niente. Dicevo che con le versioni attuali di Reporting Services si possono installare servizi diversi su server diversi. Banalmente. No, sì, in teoria no, in teoria viaggia tutto su un unico, sullo stesso server. Perfetto, e questa è una. Se ho capito bene, perché ti sento molto male comunque. Io ti ho girato la domanda sulla chat. Detto questo, altra domanda, quali sono le best practices da seguire per la migrazione dei report da 2012, ad esempio, a 2016? Se ce ne sono, ecco, se sono già state, Sì, ok, sì. sono già state definite delle linee. Sì, beh, allora, no, diciamo che in questo momento Microsoft non ha indicato nulla. Diciamo che la compatibilità è tutta da vedere. Qui siamo ancora comunque in varie versioni, chiamiamole così, di test, quindi la compatibilità è tutta da verificare. In teoria non dovrebbero esserci problemi, però non sono state ancora fornite indicazioni da parte di Microsoft. Perfetto, direi che non c'è altro, aspetto ancora un minutino per capire se arrivano altre domande, se no diversamente ringrazio Andrea. Allora ricordo a tutti che il webinar è stato registrato, che verrà reso disponibile sul nostro canale YouTube, vi invito a cercare il link su YouTube, riprendo io un attimo la linea. Altra cosa, le slide verranno allegate al webinar nella pagina, quindi troverete sul sito del Virtual Chapter i webinar passati, nella parte bassa sotto l'abstract troverete il link per scaricare le slide e le eventuali demo che verranno fornite dal relatore, mentre invece per quanto riguarda la registrazione vale quanto detto prima, ossia cercate il canale su YouTube, è aperto a tutti e quindi potete visionare tranquillissimamente quanto abbiamo fatto oggi con comodo a casa vostra senza dover, insomma, seguirlo con attenzione, andando magari a cercare i punti che vi interessano particolarmente. Bene, non ci sono altre domande, vi saluto, vi ringrazio anche da parte di Andrea e vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 13 di aprile con Sergio Govoni che ci presenterà il Query Store su SQL Server 2016. Grazie a tutti, buona serata.